Negli ultimi anni la saga di Assassin's Creed è passata dall'Egitto alla Grecia fino al Nord Europa, arrivando a sconfinare in un nuovo genere per la saga, quello dei giochi di ruolo. Ma il 5 ottobre sarà la volta di Assassin's Creed Mirage, con cui la serie tornerà ai concetti originali per cui è diventata celebre. Mirage sarà ambientato decenni prima degli eventi di Assassin's Creed Valhalla, durante il tumultuoso periodo conosciuto come l'Anarchia di Samarra a Baghdad. Nel gioco rivedremo e impersoneremo Bashim ibn Ishaq, che abbiamo già conosciuto in Valhalla. Qui un semplice giovane ladro di strada che imparerà a combattere contro l'ordine dei Templari e al contempo per una causa più grande. Diventerà uno dei nascosti sotto la tutela del suo mentore Roshan. Un po' come abbiamo già visto fare durante il mitico Assassin's Creed 2, in cui Ezio passava dall'essere un giovane rampollo viziato a membro della confraternita degli assassini. Il gameplay ripercorrerà quello della trilogia originale, abbandonando quindi il lato più GDR e riprendendo le redini del concept iniziale, con uno storytelling lineare e un focus sulle meccaniche stealth. A tal proposito, una nuova abilità chiamata Assassin Focus consentirà ai giocatori di eliminare più nemici contemporaneamente e si ricaricherà eseguendo omicidi furtivi. Muoversi nell'ombra e nascondersi in bella vista sarà gratificante e coinvolgente. Per la prima volta da molto tempo, Assassin's Creed tornerà ad essere una vera e propria avventura stealth, simile ai primi indimenticabili capitoli della serie. E da GameStop fino al 12 ottobre trovi il bundle del gioco più bello del mondo, PlayStation 5 più EA Sports FC24 a un prezzo imperdibile. E il tuo usato vale, sempre!